Bene, in questo tutorial scoprirai come collegare questo alla tua lenza madre. Per farlo, puoi andare direttamente collegando la tua lenza madre all'artificiale, o ancora meglio, puoi avvalerti dell'utilizzo di questo. Questo cos'è? Questo è uno snap. Lo snap non è altro che un piccolo moschettone metallico che ti consente di poter collegare il tuo artificiale velocemente alla lenza madre e di poterlo sostituire con altri artificiali in ogni momento senza dover rifare il nodo. Il nodo che si utilizza per collegare di solito lo snap alla nostra lenza madre, che in questo caso è uno spago nero, proprio perché vogliamo che si veda bene il nodo, è il nodo clinch. Vediamo come si esegue. Prendo lo snap dal lato più corto, più stretto, faccio passare la mia lenza. La lenza, cioè la lenza madre, andrà a creare un'asola. Verranno effettuati dai 3 ai 6 giri, passando il capo sulla lenza madre. A questo punto l'asola che si crea nella zona del nostro moschettone, andiamo a ripassarci all'interno il filo che abbiamo fatto girare intorno alla lenza madre. Questo filo andrà a richiudersi su se stesso e a rientrare all'interno. In questo modo creiamo un nodo che si chiama clinch rinforzato. Lo andiamo ad inumidire per evitare che con lo sfregamento si deteriori il nostro nylon o il nostro trecciato, e andiamo a serrare il nodo. Il clinch rinforzato ha la caratteristica che non si scioglierà mai. Il clinch a volte, soprattutto con monofili sottili, può rischiare di aprirsi durante la trazione del pesce. A questo punto il nostro artificiale, tramite il suo ring chiamato O-ring o direttamente artificiale, è pronto ad essere agganciato al moschettone. Dai, andiamo in pesca!